È uno dei piatti che meglio simboleggia la tradizione, semplice, con verdure e ortaggi di stagione, eppure gustoso. Una scoperta per molti, un appuntamento irrinunciabile per tantissimi. Per questo la sesta edizione della Sagra del Funateglie, organizzata nell'area degli stabilimenti Metalzile in Boielsi, già nella prima delle tre serate previste, ha richiamato un folto pubblico. Dunque, come prima serata diciamo che mi devo ritenere soddisfatto, la gente ha partecipato abbastanza numerosa, si sono complimentate che ci stiamo perfezionando man mano che gli anni passano, dice che è sempre più buono, insomma. L'evento unisce musica, divertimento e sapori tipici. Dopo il concerto dei Cura Canta, questa sera palco riservato alla cover band che propone i successi dei Nomadi, seguita dalla DJ set. Domani invece si accenderanno anche i motori dell'incontro Ape Cross, in cui i simpatici tre ruote, spesso elaborati con maestria, si sfideranno in esibizioni che sembrano incredibili per un mezzo così piccolo e simpatico. La radice dell'evento rimane sempre un'amichevole celebrazione dei piatti tipici della zona. Stare bene insieme a tavola, dicono gli organizzatori, è una delle poche gioie rimaste in tempo di crisi. Spazio quindi a Funateglie, ma anche a spezzatino e a rosticini. Se la ricetta rimane sempre la stessa, ogni anno si affinano i metodi di preparazione per salvaguardare la genuinità di ogni singolo prodotto. Quando metti l'uovo non lo devi far rompere, perché lo devi mettere piano piano, perché all'asta un po' di tecnica, perché se lo butti di colpo si rompe e poi perde tutto, ecco, comincia a andare pure il rosso, si mischia, non succede niente, perché però devi stare attento. E poi quando lo devi impiattare è un po' delicato, perché devi stare attento a non farlo rompere. Per la domenica gli organizzatori dell'evento hanno pensato ad una inedita proposta, la pizza Funateglie, in cui gli ingredienti del piatto, pomodoro, peperoni, cipolla, salsiccia e uovo, troveranno posto su una fragrante pizza.